Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Ambra Astron, oggi continuiamo il video scorso, è la seconda parte. Allora, partiamo subito. Ad un certo punto, Daisy Rudnut, che appunto nella sua tribù è stata chiamata dalla nascita Blue Arrow Rainbow. Io questo ve lo dico perché è una curiosità molto carina. Quando un nativo nasce, deve affrontare una specie di prova per conformarsi alla natura e ricevere il proprio nome, come se fosse un nome spirituale della vita terrena. Viene portato nel bosco in giovanissima età. La prima cosa che vede sarà il suo nome spirituale. Quindi la prima cosa che Daisy ha visto è stato quindi appunto un Blue Arrow Rainbow, una freccia blu arcobaleno. Lei si è rivolta a tutti noi e ha detto che sarebbe entrata in trance e avrebbe permesso al suo teschio Amy di entrare in lei e quindi comunicare a suo modo. Ha detto che se si fosse inchinata avrebbe significato una data cosa, che ci sarebbe voluto del tempo prima di risvegliarsi, non mi ricordo. Ognuna delle cose che avrebbe fatto avrebbe avuto un significato diverso, che dunque ogni persona avrebbe potuto interpretare in modo facile. Ogni persona presente nella sala avrebbe incrociato i suoi occhi, se lo avesse voluto, e avrebbe potuto percepire qualcosa. Allora immaginate, ero così giovane e l'unica cosa che io desideravo davvero tanto, poiché la mia percezione che c'era qualcosa dentro di me che dovevo scoprire e non avevo i mezzi per scoprirla, per capire, che molto di più che la solita sensazione che hanno gli adolescenti quando si è destinati a qualcosa, a far fruttare i propri doni nella spiritualità. Questa sensazione sin dalla giovane età è veramente forte e molto spesso frustrante. Quindi dentro di me l'unica cosa che ho pensato è: per favore Dio, per favore fammi percepire qualcosa. Non ero capace di percepire l'energia. Adesso io ve la insegno, vi insegno le varie modalità di emissione, faccio cose per me assurde con le nuvole, trasformandole in disegni volontariamente e non avrei mai potuto immaginare niente del genere. Ed è tutto un grande onore per me. Ma a quel tempo io non pensavo niente del genere, pensavo soltanto, ti prego, fammi sentire qualcosa. Fammi sentire l'energia. Pensarci era molto umile come cosa, ma non me lo sentivo così. Anzi, per me era tanto. Ha fatto tutto il giro e ci è voluto un po'. I suoi occhi erano diversi. Ok, Daisy ha gli occhi scuri, molto scuri, ma non li aveva così neri. Si vedeva nei suoi occhi una profondità, un abisso, molto al di là del colore degli occhi. Quando stava guardando le persone vicino a me e sapevo che stava per arrivare il mio turno, pregavo e pregavo che mi guardasse. Magari pensavo, mi saltava per qualche ragione, d'altronde lei era in trance, ma io non sapevo come funzionavano gli stati alterati della mente o gli stati di trance, di meditazione profonda, canalizzazioni, eccetera. Io non sapevo come funzionava. Avevo un po' di timore che lei mi saltasse, perché desideravo tanto fare quell'esperienza. Mi volto verso mia madre e vedo che lei era completamente girata verso indietro, che non c'era nessuno, tra l'altro. Veramente strana questa cosa, me lo ricordo benissimo. Era proprio così, letteralmente girata così. E io mi chiedevo, ma perché è girata completamente dall'altra parte? Sta per guardarci, non vuole fare questa esperienza anche lei, siamo qui apposta. Ho provato a chiamarla, ma mia madre era come in trance. Infatti, dopo gliel'ho chiesto e lei non si ricordava niente. Anche qui l'anima saprà spiegarsi tutto, evidentemente non era il suo momento. In ogni caso, io comunque mi sono girata perché era arrivato il mio momento e piena, piena di preghiere dentro di me, ho guardato Daisy negli occhi e ho iniziato a percepire una graduale ascensione di intensità, di energia. Era come una pressione che mi entrava negli occhi, una grande pressione. Ora adesso so che
l'energia si percepisce anche e soprattutto come pressione, così intensa e aumentava sempre di più. A un certo punto ho avuto paura di scoppiare perché no, non c'era fine all'energia che io potevo percepire, è questo il punto. Non c'era fine e continuava a aumentare. A un certo punto mi sentivo talmente piena che ho sentito un groppo sollevarsi e uscire fuori e ho iniziato a piangere. Non ero triste, ragazzi, una sensazione grandissima di liberazione emotiva, anche mentale. Mi sentivo la testa appunto in uno stato alterato, molto più concentrato, molto più lucido, molto più presente ai massimi livelli, molto più limpido. Adesso io so che quello stato è lo stato di una mente consapevole, risvegliando. Sapete che io non dico mai che qualcuno è risvegliato, neanche i grandi maestri, perché l'evoluzione non ha fine, non ha termine, soprattutto se siamo esseri umani in quest'epoca. Non direi mai risvegliato di esserlo io o qualcun altro. Ero grata tantissimo di percepire qualcosa di così nuovo. Finalmente percepivo l'energia così, riuscivo a sentirla. Non ero confusa, ero molto molto concentrata su quello che stava accadendo, che naturalmente mi prendeva tutto. E ho sentito dal palco in fondo che mi dicevano perché piangi, bambina? E poi mi dicevano: prendi un cristallo, prendi un cristallo. E io dentro di me pensavo: ma di che cristalli stanno parlando? Qui vicino a me, negli spalti, non è che ci sono dei cristalli, no? Magari pensavano che io avessi potuto alzarmi in quella condizione e poter prendere dei cristalli in mano per calmarmi, qualcosa del genere, ho pensato, però. Era abbastanza impossibile. L'unica cosa che riuscivo a dire mentre piangevo, scaricando tutto, come una fontana, okay, che si libera di tutto, era appunto: no, 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 ma non è perché non volevo i cristalli, ma è perché in quel momento non riuscivo a fare niente. Ma vabbè. E quando è finito, lei ha distolto gli occhi. E ha continuato tranquillamente a guardare tutti gli altri. Quando mi giro, mia madre era ancora voltata così. Allora l'ho mossa la gamba e lei, come se davvero fosse entrata in trance, si è girata tutta sorpresa. Vedendomi piangere, è andata in panico. Mi ha poi portato da Bill Holman, costringendomi a cercare di spiegargli che cosa mi stava accadendo, ma in realtà io ero ancora piena di questa purissima energia, mi sentivo immensa e serenissima e gioiosa, non c'era sorta di pesantezza dentro di me. E piccola parentesi, è questo che ci aspetta come umanità, nella cosiddetta quinta dimensione. È una quinta dimensione molto psichica, emotiva, mentale, eccetera. Non riuscivo nemmeno a comunicarmi, non sapevo neanche che cosa dire. Bill mi ascoltava, ma io non sapevo neanche parlare bene l'inglese, quindi una scenetta abbastanza ridicola. La sentivo proprio forzata in quel momento, la cosa, perché non sentivo il bisogno di dover parlare con qualcuno, volevo soltanto godermi quella sensazione lì. Prima di essere forzata ad andare da Bill, ho visto che Daisy continuava a guardare tutti gli altri che c'erano alla mia sinistra per finire il giro. Molte persone non percepivano niente, non credetemi. Si guardavano così in giro e dicevano: non ho sentito niente, che cosa doveva succedere? Ed erano tante le persone che non sentivano niente, mentre alcuni si mettevano a piangere come avevo fatto io. A questo punto vedo lei che guarda un ragazzo, lui scende e va a rostrarsi come pregano i musulmani nella pratica, grato, molto grato.
scusatemi se io magari non mi spiego bene in alcuni frangenti. Cerco di condividervi al meglio delle mie capacità quello che ho vissuto, perché è davvero tanta roba. In realtà, alla mia sinistra, tra le tante persone che c'erano, lui è stato l'unico a percepire grandemente il potere del teschio di cristallo. E appunto, era come se fosse lui a guardare le persone. Quando lei mi ha guardato, io non ho visto lei. Era come se il suo spirito, lo spirito di Daisy, fosse un po' spostato, accantonato, e dentro di lei mi stesse guardando direttamente il teschio. Finito questo, con ancora mia madre in preda al panico perché non sapeva che cosa le era successo e cosa era successo a me, si era persa un pezzo di vita. Poi a un certo punto ho cercato di farla calmare ed era un'impresa in realtà, purtroppo. Io mi ritrovavo davvero in uno stato alterato, come quando si medita molto profondamente. Svegliarsi è... svegliarsi o parlare improvvisamente è davvero complicato. Quindi ho fatto una fatica alla Madonna e questo purtroppo mi ha portato a avere una dispersione di quello stato, finché purtroppo non è svanito, perché appunto mi sentivo pressata e sono tornata purtroppo nella dimensione mentale che avevo prima. Ma quello che mi è restato dentro di me è stato tantissimo, oltre l'esperienza in sé, ma quel teschio e lei naturalmente mi hanno attivato. Mi hanno attivato le capacità e subito da quel giorno ho iniziato a poter riappropriarmi di quello stato mentale. Poi con l'allenamento, attraverso la meditazione, davvero volontariamente, di uscire anch'io a percepire sempre più cose, finché poi, come sapete, dopo un solo anno, il 31 luglio del 2009, è arrivato Ezechiele, l'arcangelo Ezechiele, a iniziare a formarmi per riuscire a farmi diventare quello che sono oggi. Bene, questo è quanto. Penso di essere riuscita a raccontarvi le cose come sono andate, come le ho vissute io naturalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi qui sotto nei commenti quello che ne pensate, se anche voi avete avuto delle esperienze con i teschi di cristallo o che cosa ne pensate di essi. Io personalmente ho scoperto che questi teschi, non tutti quelli che ci sono in giro, perché adesso ne creano proprio tantissimi, soprattutto la Cina ne sforna anche di grandi da un unico pezzo di quarzo, che sono meravigliosi, ma non sono i teschi, non sono i teschi di cristallo che hanno usato gli esseri superiori mandandoli qui sulla Terra per aiutare la Terra e l'umanità ad elevarsi. In sostanza, due oggetti possono essere uguali, ma è la vibrazione che fa la differenza. E io so che quei teschi di cristallo, i teschi della profezia, esistono e sono davvero, davvero come li descrivono. Hanno una magia dentro, quindi una connessione veramente strabiliante. Sono reali. Iscrivetevi a questo canale e mi raccomando, lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!